I carabinieri della Compagnia Provinciale di Torino presentano i risultati dell'operazione Never Peace. Sì, è un'attività che ci ha impegnato per più di un anno. Complessivamente sono stati 28 arresti, 16 dei quali avvenuti il mercoledì 20 settembre. Si tratta di un gruppo di ladri georgiani, un'associazione per delinquere di ladri georgiani, tutti organici al clan di Kutaisi, che erano specializzati nei furti in abitazione. In che modo agivano? Agivano attraverso l'impiego della cosiddetta chiave bulgara, che è un set di ferri che consente di aprire tutte le serrature. Loro erano particolarmente bravi e capaci, riuscivano ad entrare senza effrazioni all'interno di qualunque abitazione e di aprire poi all'interno le casseforti. In che luoghi agivano? Hanno colpito principalmente in provincia di Torino, ma si sono allargati anche alle province di Cuneo, di Alessandria, di Pavia e di Savona. Il loro obiettivo era principalmente abitazioni private e anche uffici assicurativi. In che modo concretamente si sono svolte le indagini? Le indagini sono durate, ripeto, più di un anno. Nel corso del tempo 28 complessivamente sono stati gli arresti. Sono state sviluppate con intercettazioni telefoniche, con servizi di pedinamento, hanno consentito di ricostruire sostanzialmente tutte le attività criminali commesse dal gruppo in questo anno e mezzo. Sono emersi particolari relativi al modo di lavorare di queste persone? Sì, sostanzialmente le batterie che materialmente commettevano il furto si alternavano tra chi doveva eseguire il sopralluogo e segnare le abitazioni e poi le bande operative che successivamente materialmente compivano il furto. Queste persone riuscivano in qualche modo a preparare i loro furti? Sì, c'era prima tutta un'attività di studio e di analisi degli obiettivi. Una volta individuato l'obiettivo veniva marchiato con delle piccole calamite che erano segnate, erano attaccate all'esterno delle abitazioni, dopodiché il secondo gruppo arrivava e colpiva in maniera scientifica e precisa. Quanto ammonta la refurtiva ritrovata? La refurtiva ritrovata complessivamente, in generale i sequestri superano sicuramente il milione di euro, tra la prima parte dell'attività che si era svolta nel 2016 e quella che si è conclusa ora il 20 di settembre. Ora come si concluderà l'operazione? Tutto il materiale che abbiamo recuperato lo dobbiamo attribuire, quindi ci sarà un'attività di analisi, di studio anche sulla base dei reati commessi nel territorio per cercare di individuare ulteriori furti da loro commessi. Ci sono stati altri episodi simili precedentemente? Sì, ce ne sono stati. In questo anno e mezzo ci sono decine di fatti reato che hanno le stesse caratteristiche di quelli che noi abbiamo attribuito a loro e su cui ci saranno approfondimenti investigativi per capire se possono essere riconducibili o no allo stesso gruppo. Tra le altre cose abbiamo rinvenuto all'interno di una delle abitazioni che abbiamo perquisito una serie di serrature già montate su morse su cui loro si addestravano per acquisire manualità e studiare le singole serrature che poi trovavano negli obiettivi che intendevano colpire.